organi di vigilanza bancaria, siano essi europei, siano essi di carattere sovranazionale. Ecco l'attraversamento di Padova. Comunico medico superiore. Ci sono mezzi ovunque che adibite a portare via neve, a spostare neve, c'è molto lavoro sui tetti delle case, quindi traffico a rilento. Vediamo un buon metro dopo qualche giorno dalla grande nevicata sui tetti delle case. Proseguendo verso il passo di Sant'Antonio, la chiesa di Sant'Anna, guardate la mole di neve impressionante. Continue e basta, ormai continue prevalentemente per te, però perché ultimamente ti sei scatenato con quei immagini maledetti. Sì, sì, comunque ecco, adesso sono in Val Marzon, adesso comincia sì a far freddo, adesso è scesa di colpo a 2 gradi, sì, allora ti avvicini allo zero. E beh, sicuramente andando a misurina, Sì, sì. Penso che arriverai su con 0 gradi. Sì. Sì, sì, adesso quando arrivo, se arrivo ti chiamo io, se no torno indietro. Ti saluto, ecco. Ciao, ciao. Che roba! Pauroso, paurosa la neve ai lati, che roba! Impressionante il passaggio qui. Palù San Marco, impressionante. Spaventosa, spaventosa. Impressionante i muri di neve, mai vista una roba del genere. A 6 febbraio 2014, che roba, ecco le marmarole sopra il mescolo, ecco qui le case, direi che hanno un paio di metri abbondanti di neve sui tetti, è una cosa impressionante, purtroppo col grandangolo temo che la cosa non renda al massimo, sì, ci sono 2 metri di neve sui tetti delle case, ci sono tutti. Impressionante, siamo verso Valbona Federa Vecchia, sembra una pista a bob, è un canale impressionante.
misurina, i muri di neve ai lati è una cosa veramente insolita, impressionante, veramente. Ma che roba, guarda. Ma che roba sui tetti, guarda che roba sui tetti. L'accumulo qui di neve è una cosa mai vista. Ecco l'inizio della discesa, la misurina sullo sfondo coperto da nuvole, il gruppo del Sorapis. Ecco i due muri di neve, lato strada e altezza presunta 3 metri a sinistra e 3 e mezzo a destra. Ecco qui c'è l'inghippo di prima, non so. Qui credo stiano per buttare giù un albero, hanno bloccato la strada, ecco l'albero che scende, infatti, eccolo. Quest'albero l'ho visto fin da bambino, l'ho visto che era già nato da un pezzo, l'hanno abbattuto e finito in strada in questo momento. Bene. Ecco il larice secolare abbattuto, un vero peccato, è già notte, un vero peccato, probabilmente avevano paura. Ecco il caterpillar avanti che ha sgombrato la strada dal suddetto larice e le auto hanno ripreso la circolazione in salita, adesso partono via. Ecco l'arrivo, l'avvicinamento e poi l'arrivo a passo Tre Croci, soliti 3 metri dalle parti, è ormai buio, diciamo, è tramonto inoltrato, l'immagine è resa molto più chiara dal sistema di amplificazione della luminosità del sistema elettronico della fotocamera. Ecco, questo è il passaggio al Tre Croci. Spaventoso qua a destra, alla mia destra, il muro di neve che incombe sulla strada, anzi non vedo l'ora di andare in giù. Anche qui, ecco, abbiamo scollinato. Ecco, scendendo verso Cortina siamo ad Alverà. Ecco, ormai è buio, la macchina amplifica appunto, come detto, la quantità di luce, pertanto pare di marciare di giorno, ma è praticamente buio in questo momento. Ecco, anche qui muri impressionanti lato strada. Siamo nel tratto finale che da Passo Tre Croci, nel tratto Alverà Cortina, lungo rettilineo in discesa, conduce appunto al centro. Ecco, stiamo entrando in Cortina. Ecco, una scena come questa l'abbiamo oggi trovata un po' ovunque, un camion che viene caricato da un escavatore. Questo cosa vuol fare, arrivarmi in testa? Ecco il camion, guarda che casino. Ormai è quasi buio, vedo però che la fotocamera riprende tranquillamente, colori un po' sfalsati ovviamente. Quantità di neve impressionanti.
poi l'albergo Bellevue e arriviamo appunto alla zona del centro. Ecco Cortina d'Ampezzo dopo la grande nevicata, è il 6 febbraio del 2014, ecco il riferimento. Ecco, zona della chiesa di Cortina. Attraversamento a parte circonvallazione esterna di Cortina. Ecco. Ecco la chiesa in via della difesa. Ecco, ormai è buio quasi completo. Impressionante come viene tirata su la... Eccomi, mi appresto a riprendere l'attraversamento di San Vito di Cadore. Impressionante la potenza luminosa di questa macchina. Siamo al buio praticamente al completo, con il sottofondo la fantastica voce di Céline Dion. Ecco San Vito di Cadore, qui c'è molta neve ma fa ridere rispetto a quello che abbiamo trovato poco fa, quasi 1000 metri più in alto. Sto notando che la sezione videocamera di questa macchina basta un minimo di fonte luminosa di qualunque tipo e è in grado di amplificare perfettamente, per cui siamo nelle condizioni ottimali per continuare a riprendere. Ecco, al buio ormai, l'attraversamento della zona dell'Istituto Dolomiti. Sandro conosce molto bene, sta passando ora davanti alla scuola. Si riesce a vedere la chiesa, purtroppo non c'è nessuna fonte luminosa praticamente in questo punto, se non i fari della macchina. Ecco appunto, superato l'Istituto Dolomiti, andiamo verso Volca. Ecco, qui abbiamo soltanto i fari dell'auto. Ecco, tentiamo ora di riprendere la zona di Venas. La zona di Venas è dove che veniva lasciata più di 10 anni fa da Sandro. Il buio ormai è fondo, ma comunque queste 4 lampadine riescono ancora a far sì che ci si renda conto del tratto attraversato. Ecco, appena lasciato la statale, ecco la neve ai lati, si intravede sì i fari. Ci vado sopra e adesso sottofondo il coro Cadore ecco, stiamo arrivando appunto nella zona della ex residenza di Sandro. Ecco qua la casa, ma purtroppo la casa è al buio totale. Ecco, si intravedono i garage dove Sandro aveva i suoi baracconi, i suoi mezzi, ecco la casa, ma qui è veramente buio. Comunque avanti.
se do gli avvalianti da di più. Ecco qua, è molto molto stretto il passaggio, ai ai ai. Ecco, la macchina mi dà strada, ah no, per fortuna ha preso sopra. Ecco, ultima ripresa, l'attraversamento di Tai. Ormai da tempo nel buio più totale. Superato il bivio, adesso giù verso Belluno.